No, immobile come la torre degli scacchi. Più quello di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odi elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Sei semplice come una delle tue mani. Lisci, terrestre, minimo, rotonda, trasparente. Hai linee di luna, sentieri di mela. Nuda, sei delicata come il grano nudo. Nuda, sei azzurra come la notte a buio. Hai rampicante stelle fra i capelli. Nuda, sei enorme e gialla come l'estate in una chiesa d'oro. Nuda, sei piccola come una delle tue unghie. Curva, sottile, rosea, finché nasce il giorno e t'addentri nel sotterraneo del mondo, come in una lunga galleria di vestiti e di lavori. La tua chiarezza si spegne, si veste, si sfoglia e di nuovo torna ad essere una mano nuda. Che stai facendo? Sto pensando. Con la finestra aperta. Con la finestra aperta. Parliamoci chiaro. Cosa ti ha detto? Metafore. Metafore? E chi ti ha inteso mai parlare così difficile? E che metafore ti ha fatto? Fatto? Mi ha detto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? E quando mi ha detto così ho riso. Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. E allora che avete fatto? Sono rimasta zitta. E lui? Cosa mi ha detto? No, cosa t'ha fatto? Perché il tuo postino oltre alla bocca tiene pure le tue mani. Non mi ha neppure toccata. Mi ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura. Come sulle rive del bianco oceano. E tu? E lui? Anche lui mi guardava. Poi ha smesso di guardarmi negli occhi. Ed è stato un bel pezzo a guardarmi i capelli, senza dire niente. Come se stesse pensando. Figlia mia, basta! Quando un uomo comincia a toccarti con le parole, arriva lontano con le mani. Non c'è niente di male nelle parole. Le parole sono la peggior cosa che si possa esistere. Preferisco mille volte che un ubriacone al bar ti tocchi il culo con le mani, anziché ti dicano il tuo sorriso vola come una farfalla. Si espande come una farfalla. Oh, vola o si espande lo stesso. Ma ti sei vista così come ti vedo io. Basterebbe sfiorarti con un'unghia per farti cadere. Ti sbagli, lui è una persona seria. Quando si tratta di andare a letto, non c'è differenza tra un poeta, un prete o addirittura un comunista. Quando qualcuno accanto a me ripeteva poi le strofe in italiano, mi piaceva udire i miei versi con lo splendore che gli aggiungeva quella lingua magnifica. La terra d'Italia conserva le voci dei suoi antichi poeti nelle sue purissime viscere. L'Italia ha dato forma, suono, grazia. A leggere i miei versi che lessi dappertutto, nelle università e negli anfiteatri delle maggiori città italiane. Quando qualcuno accanto a me ripeteva poi le strofe in italiano, mi piaceva udire i miei versi con lo splendore che gli aggiungeva quella lingua magnifica. La terra d'Italia conserva le voci dei suoi antichi poeti nelle sue purissime viscere. L'Italia ha dato forma, suono, ai nostri occhi di poeti arrivati da poco alla cultura, venuti da paesi in cui le antologie cominciano con i poeti del 1880, faceva impressione vedere nelle antologie italiane la data del 1230 o del 1310 o del 1450. L'appassionata bellezza,
la profondità e le preziosità degli Alighieri, dei Cavalcanti, dei Petrarca, dei Polizzi. Le rame che muovono lo stesso vento, in basso come rosse radici che si toccano. Forse il tuo sogno si separò dal mio e per il mare oscuro mi cercava come prima.